La prima della ragione, cioè un'apertura sui migranti, e ne parleremo più avanti, però vi vado a leggere le prime righe di questo pezzo che troviamo in apertura. Estate in maschera è il titolo, fare posto alla responsabilità. La disfida dei posti a tavola è di evidente inutilità. 2, 4, 6 persone, le motivazioni di chi contesta un numero limite sono condivisibili nel merito, ma partono da un presupposto del tutto errato. Nessuno, almeno ce lo auguriamo per la sanità mentale del paese, pensa seriamente di rendere terreno di scontro il numero di posti da aggiungere a tavola. La sostanza è il messaggio, il segnale che non è ancora tempo di liberi tutti. Le lezioni in tal senso sono troppe e alcune anche recenti. Non è necessario tornare con la memoria alla scorsa estate, quando ci tuffammo nell'idea che fosse finita, che non ci fossero più battaglie da vincere. Mi fermo qui perché poi ve lo leggete il pezzo di Fulvio Giuliani, però al direttore intanto gli chiediamo un commento, insomma, a quello che scrive sulla prima della ragione. Fulvio, insomma, dobbiamo stare attenti a non ripetere gli errori del passato anche quest'estate, no? Sì, questo è assolutamente giusto, del resto l'abbiamo sentito anche dai colleghi in precedenza, come non essere d'accordo, però anche dirci per una volta che il messaggio è chiaro, è chiarissimo, anche un po', vi ricordate un mese fa quando litigavamo sul coprifuoco, almeno alcuni litigavano sul coprifuoco, di che cosa stiamo parlando? Di segnali, insisto sul punto, di segnali da trasferire a tutti noi. Stiamo calmi, stiamo attenti, soprattutto si sia responsabili. È tutto qui. Ecco perché abbiamo poi scelto estate in maschera. Non vorremmo usare le mascherine, noi tutti, però davanti, lo possiamo dire, ad un successo straordinario, perché in questo momento la campagna vaccinale in Italia è un modello. Davanti a quello che riusciamo a fare, abbiamo scoperto che gli italiani la fila la fanno tranquillamente. Oibò, quando le cose funzionano, perché se tu vai in un ufficio che funziona ordinato e pulito, automaticamente ti comporti 100 volte meglio che in una condizione di grande caos e di disordine. Ora, che cosa dovremmo fare? Semplicemente essere responsabili difendendo quelle libertà che abbiamo ritrovato. E se posso aggiungere, nelle ultime settimane, noi tutti, quale che sia la nostra fascia d'età, ormai ragioniamo tutti per fascia d'età, no? Perché siamo entrati nel meccanismo dei vaccini, tu sei fascia 50-60, ok, allora forse hai fatto il Johnson, benissimo. Tutti noi abbiamo riscoperto dei dolci piaceri minuti, tipo andare con gli amici a mangiarsi la pizza, e credo che ciascuno di noi questo piccolo dolce piacere lo difenderà. Devo stare in 4, in 5 a tavola? Vabbè, staremo in 4 e 5 a tavola, anche se non mi spunta Speranza da sotto al tavolo a controllarmi. Credo che in definitiva questo paese debba abituarsi, questo sembra un poca roba, anche a delle verità scomode. È giustissimo quello che ho appena sentito e poi mi fermo sul tema lavoro, per carità del cielo. Però vogliamo anche dire che se continuiamo a drogare il mercato del lavoro non ne usciremo mai. Lo possiamo dire questo, che il blocco di licenziamenti non è che lo possiamo portare all'infinito con delle aziende che stanno lì a fare il countdown. Non può funzionare così. Se veramente facciamo 4.5 di crescita e se non sarà in un anno così in cui cerchiamo di rimettere mano a un mercato del lavoro, perdonatemi, quando lo faremo? Tra poco ci arriviamo.